Buongiorno raga e benvenuti qui in questa nuova diretta. Oggi, come potete vedere, siamo in un posto totalmente diverso dal solito, in una nuova location immersa nella natura. Più precisamente, siamo nel sentiero più famoso della mia città, ovvero Apprezzami l'Asino. Sono qui perché voglio farvi un regalo. Dato che dovrò partire, voglio portarvi per una volta nel mio mondo reale, nel mondo reale di Cesco. E lo farò raccontandovi una storia che forse alcuni di voi già sanno, perché è una storia vera, non è una leggenda. Amico mio, il mare, fonte di ispirazione, fantasia e creatività. E allora, se siete un creativo, queste provengono dal mare, sono alghe. Sentite che profumo. Vi piace? Assai. A luna che sponda in cielo, prima che venga un cielo, uomo tra cielo e mare, io voglio ancora aspettare. Quando la smetterai di andare a pesca di notte, eh? Amore, certi pesci si prendono solo di notte. Tra l'altro, sei più costoso, li pagano bene. Ma non ci pensi al pericolo che corri, da solo, di notte, su quella vecchia barchetta? Ma toglietemi una curiosità, avete disegnato questo bel quadro e poi col cielo sereno e poi avete messo quella... Sofa azzurro, bietto cor, la mia vita racchiusa nel mare, mentre Chiara continua a remare, taggio persa così all'improvviso. Tengo un brutto presentimento, Tony, mi devi fare una promessa. Se mi dovesse succedere qualcosa, è pensare a Carmela e ai figli miei. Si parla infatti di un problema di alta pressione che potrebbe provocare un ciclone nelle coste del Basso Cilento, in modo particolare del Golfo di Policastro. La protezione civile è stata allertata ed è già al lavoro per aiutare eventualmente gli abitanti dei comuni interessati e soprattutto per proteggere le abitazioni e i locali commerciali. Cambiamo argomento. Hai capito, Pippo? Lo vedi come cambia il mare? Prima era calmo e ora... Comunque mio padre mi insegnò tutti i trucchi per i momenti più difficili. Cioè, quando si arrabbia papà, allora il mare è cattivo. No, non è cattivo. È l'uomo che lo fa arrabbiare. Lo trasporta, gli ruba tutti i pesci che dovrebbero stare sempre con lui. Lo riempie di rifiuti. E allora non ci arrabbia. E tu domani riposi a casa e a mare non ci vai. Invece facciamo così, Carmen. Se domani mattina vedo segnale di pericolo a mare, rimango a terra. Altrimenti, rimaniamo che domani si pesca. Quando vado a pescare, un paio di pesci sei tu, eh? Io ti ringrazio dei pesci, ma è male di te, ma dove vai? Ma ti sei messo d'accordo con Carmela per caso? Sto facendo fare un manico da un artista locale. Dallo stesso che ha fatto il busto che è esposto qui in piazza. Crea una cosa per tuo padre. Tanto lo so, il manico del pugnale di Tifonzo. San Vito proteggi Sabri. Perché è come se dovessi raggiungere un obiettivo, una missione, dai. Non so come spiegarti. Lo devo fare da solo. Sei testardo come tuo padre. Ricorda, figlio mio, se un giorno dovessi trovarti davanti ad una tempesta terribile, pericolosa per te, per la tua famiglia ed il nostro bel paese, devi fare una scelta. Offrire la tua vita al mare, in cambio della quiete e della salvezza di tutti. Devi prendere questo pugnale, devi passarlo all'interno del palmo della mano. Con la mano leggermente insanguinata, afferra il pugnale, puntalo verso la tempesta e ripeti